Ok, guardate. Cioè, capite in che situazione siamo? Yo yo yo, crazy people, bentornati sul mio canale. Il mio nome è Didi e vi do il benvenuto in questo nuovo video barra vlog. Sono le 6:30 di mattina, quindi scusate the face o il linguaggio, ma non riesco tanto a capire le parole che devo dire. Siamo sveglie così presto la mattina perché stiamo per andare a prendere l'autobus delle zite. Perché stiamo per andare a fare una gita pazzurda, ovvero andiamo al lago di Loch Ness, perché oggi andiamo a cercare il mostro di Loch Ness e poi andremo a fare delle gitarelle, diciamo, nei dintorni. Verremo circondati dal classico paesaggio scozzese, ci saranno tanti colori, tanta natura, tante foto. Abbiamo dietro il pranzo, giusto tipo per un esercito di 80 persone, anche se siamo solamente in 4. E niente, questo era il mio buongiorno. Il vostro ciao, il vostro buon pomeriggio, il vostro buona serata, non lo so a che ora state guardando il video. Detto ciò, ragazzi, iniziamo con questa giornata. And let's go! Guardate che cosa abbiamo di fronte. Stiamo cercando tipo la postazione perfetta per fare le foto, perché ragazzi, guardate che spettacolo. Ce l'adoro. Vi giuro che secondo me oggi mi si scaricherà la GoPro solamente perché vi giuro che la Scozia, cioè, è tutta una foto, è tutto un paesaggio incredibile. Cioè, guardate che roba, e non rende, ve lo assicuro. C'è questo verde. Ci siamo appena fermati, questo qua dietro il nostro autobus, e vi giuro, cioè, siamo circondati dalla bellezza. Guardate che, cioè, che spettacolo! Cioè, vi giuro, non ho parole, adesso ho perso le gigie, eccole lì. Cioè. Siamo arrivate in una location fighissima. Abbiamo tre montagne che ci ha detto la guida, che si chiamano Faith, Hope and Charity. Charity, Charity. Oddio che difficile. Ma adesso stiamo cercando di fare le pictures, cioè, ma guardate che roba. Visto che prima stavamo quasi per perdere l'autobus, adesso ci siamo. Ok, è questo, vero? Ok. Bene. Ok, raga, siamo in pausa pranzo. Questa è la nostra situazione. Qua abbiamo il sacchetto della Sainsbury. E niente, adesso stiamo mangiando. Io tra poco voglio cercare di prendere un coffee, se riesco. E niente, dopo ci aspetta direttamente Loch Ness, giusto? Andiamo in direzione Loch Ness, quindi non so se passeremo magari per altri posti per le pictures, perché ve lo giuro che qua ogni, cioè, intanto sembra che cambi il paesaggio ogni 3 secondi. Cioè, siamo passate dalle colline gialle a quelle verdi, alle montagne, alle cascate, cioè, wow. Ci siamo preparate dei panetti molto scrausi, ho trovato anche del panino senza glutine, cioè del pancarré senza glutine ieri, quindi very good. E stavo cercando di fare mira con questa bottiglietta fino là. Però visto che stanno arrivando due signore e con la mia fortuna probabilmente gliela tiro in testa la bottiglia, aspetterò. Stra brava! Ok, bene. Io volevo provare a vedere il coffee. Sono riuscita a prendere un super cappuccino to go, perché qua il caffè, not the case. Sta iniziando a piovere, quindi wow, that's awesome. E comunque qua avete sentito che tipo sembra quasi mezzo italiano quando parla in inglese, perché pronuncia tutte le R, le T. Just along here on the right you will see
heads and a dagger. It's up and down on the left. There we are. The locks on the left, and that to the right is Loch Ness. You've chosen a good day. Ok, allora vi spiego. Siamo arrivati in questo castello pazzesco. Adesso vi faccio vedere che cosa ho di fronte, perché wow. Ovviamente sta piovendo, però guardate, la Chiara è perfettamente con l'outfit giusto. Io e l'Ale ci siamo ormai adattate alla pioggia di Edimburgo, perché qua veramente ad Edimburgo tipo c'è proprio i cittadini non usano proprio gli ombrelli. Comunque la guida ci ha dato delle opzioni, ovvero potevamo fare quello che volevamo, venire in questo castello e poi fare un giro in barca di mezz'ora, o altrimenti fare solamente il giro in barca di un'ora. Noi abbiamo preso, diciamo, due piccioni con una fava e facciamo questo bellissimo castello con la pioggia, quindi yes. Ovviamente castello tutto aperto perché sono delle rovine, quindi fantastico. E poi niente, andiamo a prendere la barca laggiù e andiamo a cercare il mostro di Loch Ness, perché ragazzi, non so se ve l'ho ancora detto, ma questo è il lago di Loch Ness. Oh yes, che poi sarebbe lago di Ness, perché Loch vuol dire lago. La situazione si presenta così, guardate che spettacolo. Tra l'altro c'è la guida c'è la guida di quel gruppetto, che è molto molto gnocco, o come si dice su questo canale, un bel manzone. Adesso stiamo cercando, perché in questo posto ci hanno lasciato un sacco di tempo per visitare, ma obiettivamente c'è, è tutto qua. Quindi stiamo cercando di fare tutti i sentieri. Quello è il traghetto che dobbiamo prendere tra un'ora. Poi veramente questi colori, cioè giuro, qualcosa di incredibile. Adesso andiamo giù in spiaggia. Spiaggia, cioè la spiaggia di un metro, però vabbè, proviamo. Wow, questo qua è il lago di Loch Ness. Wow, guardate che bello. Nessie, you're going for a swim? Oh yeah, totally. Io e i miei amici. Cioè ragazzi, cioè non sembra neanche vero. Ok, allora stiamo arrivando sulle scale. Con sopra ci dovrebbe essere tutta la vista. Sono un involtino primavera in questo momento, perché c'è freddo, cacchio. Non c'è tanta gente, abbiamo beccato veramente un periodo in cui, cioè, non c'è molta gente, quindi in qualsiasi posto non c'è troppo affollamento. Siamo arrivate a The Private Chamber over here. E anch'io voglio, grazie, una casa con una vista così. Dove sto andando? Oddio, dobbiamo entrare per di qua. A duro. Oddio, c'è anche la corda. Ok, che fatica. Le scale complicate. Wow. Oddio. Special. Ci becchiamo tutta la pioggia però. Prima eravamo lì sotto, raga. Wow. Ok raga, siamo in traghetto. Niente, c'è brutto tempo fuori, quindi adesso dobbiamo stare qua al chiuso col caldo. E io ho un problema. No. Io ho un problema con i vetri appannati, cioè li odio. Quindi secondo me tra un po' andremo magari su con gli ombrelli a rischiare la morte e di volare via. Quindi sì, let's freaking go. Ok, guardate dove siamo. Quindi lo apre col naso, sto male. Buongiorno ragazzi, oggi è il giorno lunedì 12 novembre, sono le 9.59 di questa mattina. Stiamo per uscire di casa. Ieri sera non avevo le forze di chiudere il vlog, perché appena siamo tornati dal super trip dal lago di Loch Ness eccetera eccetera, siamo arrivati dritti a casa, abbiamo mangiato e siamo andate a letto perché eravamo KO. Oggi ci aspetta una giornata in quel di Edimburgo. Andiamo a vedere l'università, andiamo a vedere quello che ci manca, tipo Victoria Street, che è una strada che è molto, insomma, famosa qua di Edimburgo, perché è molto carina. Adesso vi ci porto, volevo farvi vedere la vista perché ogni giorno non mi stancherà mai.
Oh mio Dio, guardate che roba. Niente, quindi let's get started and let's get going, shall we? La cosa fantastica della nostra posizione dove abbiamo l'Airbnb è che siamo attaccate a tutto. Abbiamo camminato 2 secondi e adesso siamo sopra Victoria Street, che dovrebbe essere questa qua giù. E abbiamo fatto un po' di pictures in questo bellissimo, in questa bellissima location, perché c'è questa luce del sole che è wow. E adesso andiamo giù e andiamo a Victoria Street, che dobbiamo prendere questa stradina qua. Tra l'altro ho questo pantalone molto fashion oggi, yes. Ok, dovrebbe essere questa qua. Hey, che bella. Ci abitiamo sopra, fa straridere. I'm a bin, drop your litter in. Fai molto una vibe natalizia. Veramente, guardate questo. Che bello. Wow. Visto che siamo abbastanza vicine a un baretto barra caffè che volevamo vedere da un sacco, chiamato The Elephant House, ha una storia speciale, perché in questo bar praticamente J.K. Rowling, l'autrice di Harry Potter, è venuta in questo, cioè è andata in questo caffè e ha scritto la storia di Harry Potter. Quindi volevamo andare lì a prenderci un caffè. Oddio, che fiatone! Anche perché poi la cosa è molto molto interessante, che abbiamo fatto anche il, come vi dicevo nell'altro vlog, se non l'avete visto andatelo a vedere per capire di cosa sto parlando. Grazie per essere passato proprio giusto in tempo, camion. E proprio si dice anche che, visto che abbiamo fatto il tour dei fantasmi che vi ho spiegato nell'altro vlog, Mirtilla malcontento, giusto? Ogni tanto mi parte Priscilla. E si dice che appunto J.K. Rowling abbia preso questa storia da un fantasma, no? Di una delle storie dei fantasmi che gira qua ad Edimburgo, proprio di una bambina che piangeva nei bagni pubblici. Ok, comunque siamo quasi arrivati, qua ci dice che mancano 2 minuti a piedi. Cioè wow, guardate che spettacolo, raga. Cioè veramente incredibile. Siamo ogni 3 secondi ci fermiamo a fare 80 foto, perché veramente è una foto più bella dell'altra. Comunque ce lo dovremo ritrovare alla nostra destra. Dopo di questo caffè andremo all'università di Edinburgh, che abbiamo scoperto che non si dice Edinburgh, ma si dice Edinburgh. Vabbè, comunque ci dovremmo quasi essere. Oddio, guardate, di Elephant House, poi c'è scritto The Birthplace of Harry Potter. Ok. Raga, c'è la pie senza glutine, cioè wow. Can't wait, io mi prendo questa raspberry and white chocolate. Sapete, celiaci, che se venite ad Edimburgo e venite all'Elephant House c'è la torta sans gluten. Ok raga, allora questa è la torta sans gluten, buona? Anche loro l'hanno presa gluten free. Ok, facciamo l'assaggio in direct qua. Che buona! Base. No, ma perché alle volte quando assaggio cose nuove, io che sono celiaca, mi ricordano dei gusti da celia, cioè da cosa col glutine. Guardate raga che c'è scritto gluten free, fanno vedere tutte le cose che possiamo mangiare. Wow. Sul serio, se avete la possibilità di venire ad Edimburgo, venite, per voi celiaci, venite a The Elephant House, perché hanno un sacco di opzioni per noi sfigatelli, quindi molto bello. Guardate poi che vibe che c'è qua. Fa strano pensare che c'è proprio questa qua, si è seduta tranquillamente, ha scritto Harry Potter, cioè what? Thank you, bye bye, bye. Edinburgh. Guardate che spettacolo. Wow. C'è Hock. Dietro di noi abbiamo il Dipartimento di Neuroscienze e di Informatica. Qua è quello di, oddio, guarda, College of Arts, Humanities and Social Sciences. Di tranquillo, cioè è incredibile che ci sia così tranquillità. Che cosa c'è qua? George Square. Dipartimento di che cosa? Oh, oddio, sto... Raga, è nostro! Oddio, che bello! Siamo noi! Wow, perché stiamo entrando? Boh! Guardate che bello! Siamo dentro l'università a caso? Siamo proprio entrati a caso? C'è finta di niente per fare un giro. Guardate che bello! Non so se legalmente possiamo stare qua, ma facciamo finta di niente, siamo studentesse, quindi fa chiesto. Andiamo a vedere che cosa c'è, tipo, per curiosità. Qua vi dicono che cosa c'è. Oh, allora c'è Exhibiting Film.
Beh, che bello però. Ragazzi, sono innamorata. Sì, ma tra l'altro ci hanno aperto la porta a due manzi, quindi promette bene. Ok, noi eravamo qua dentro esattamente 3 secondi fa. Adesso in realtà ci stiamo facendo trasportare. Come fanno a stare attenti che ci sono le finestre qua? Boh. Stavano straspiando. Ok, noi eravamo dentro questa struttura che comunque per essere solamente il dipartimento di lingua è gigante, eh. Abbiamo visto che stavano studiando allora latino, gaelico, tedesco, italiano, cinese e boh, basta. Allora, quella là in fondo c'è scritto libreria. Qua, boh, ma che bello, guardiamo tipo qua davanti che cosa c'è. Okidoki, sono tipo boh le 3 di pomeriggio, le 2 di pomeriggio, non lo sappiamo. Abbiamo preso un cappuccino to go e la Laura ci ha fatto notare una cosa, nel senso che se guardate attorno, ok, soprattutto questo il dettaglio, quello lì, comunque questa situazione architettonica ci ha ricordato il film One Day, quello con Anne Hathaway, non so se l'avete mai visto. In ogni caso, abbiamo visto poi su Google e l'hanno girato proprio ad Edimburgo e secondo noi abbiamo guardato un po' le foto e siamo qua vicino, perché questa è proprio, cioè questa via qua è tutta la, cioè ci ha ricordato proprio la location del film. Quindi super super cool, la Lau sta facendo un po' di foto perché siamo tutte molto gasate. Adesso in realtà stiamo girando veramente un po' a caso, nel senso che non abbiamo un obiettivo. Tra poco vogliamo prendere, come vi dicevo stamattina, i regali, i pensierini per le nostre famiglie e, però vedete, girando a caso alle volte si trovano delle cose un po' originali, quindi eccoci qua. Voilà. Ok raga, sono le 18:11, solo che noi sentiamo l'ora italiana, che sono tipo le 7:11, un'ora più avanti. Abbiamo preso tutti regalini, souvenir, abbiamo passato, ve lo giuro, un'ora e mezza in tutti i negozi di Princess Street, che è la via principale qua ad Edimburgo, e siamo distrutte. Niente, io concludo il vlog qua semplicemente perché quello che ci aspetta stasera è rifare le valigie da capo, perché purtroppo domani mattina dobbiamo prendere l'aereo. Vi giuro, sto già male a pensare che domani dobbiamo andare via, perché queste 4 agate qua, cioè queste 3 agate, passa sempre tutto in fretta. Ci siamo divertite, Edimburgo è, credo che sia veramente ai livelli proprio, cioè, di uno dei miei viaggi preferiti. Io sono stata ad Istanbul, che è stato finora il mio viaggio top, ma Istanbul ed Edimburgo stanno veramente, non lo so, facendo guerra uno sull'altro, perché sono una più bella dell'altra. Ma Edimburgo, se avete la possibilità, come vi ho già detto 18 volte, venite, perché è pazzurda. Se sentite un rumore è la Laura che fa la pipì in sottofondo. Comunque ragazzi, spero che i video vi siano piaciuti. Alla fine abbiamo fatto uno short trip, quindi una gita, diciamo una vacanzina di 5 giorni. E niente, spero di aver portato una parte di Edimburgo, della Scozia, anche da voi che la guardate da non so dove, perché tanti siete italiani, alcuni mi seguono dall'Inghilterra o non lo so. Comunque, se avete di nuovo la possibilità di venire, questa Scozia è pazzesca. Grazie a tutti per avermi seguita in queste avventure. Domani torniamo a Milano, quindi io vi saluto con un thank you guys for watching and see you guys next time. I love you, bye.